Amiche ed amici sportivi, ma soprattutto appassionati di hockey, bentrovati dal Palasport di Casamora in questo sabato 12 gennaio 2015. È tempo di Serie A2 e per l'ottava giornata in pista il Maremma Promotion Castiglione ospita l'Amatori Vercelli. Una buonasera dunque da Enrico Giovannelli, alla telecamera come al solito Ivan e Comandi. Le squadre sono già in pista per i saluti di rito. Agli ordini del direttore di gara Marco Giombetti, coadiuvato dall'ausiliario Donato Mauro di Viareggio, Mauro Giombetti di Modena. Le formazioni con il Castiglione che si schiera con la formazione tipo, con Lorenzo Paoli in porta, il numero 2 Luca Goti, il numero 3 l'allenatore giocatore Michele Achilli, il 4 Riccardo Salvadori, il 5 Francesco Boracelli, il 7 Jonathan Vecoli, con il numero 9 Marco Tisato, con il numero 11 Michele Nerozzi, il 99 Alessandro Franchi, il portiere di riserva Paride Sassetti, come detto l'allenatore Michele Achilli. Dalla formazione purtroppo manca Luigi Brunelli, che è reduce da un piccolo infortunio alla caviglia, lo sta tenendo fuori praticamente da due partite, ha provato ad allenarsi in settimana ma gli ha sempre fatto male la caviglia, dunque non è potuto scendere in pista. Il Vercelli di Andrea Ortoni invece è arrivato in Maremma con diverse assenze, in porta comunque Simone Motanà col numero 1, col 2 Tiziano Orzo, col 5 Federico Burali, lui Folloni Chesedoc, con il 7 Giuseppe Tarzia, col numero 8 Leonardo San Pellegrini, col numero 9 Amleto Francazzo, altro veteranissimo, e col numero 10 Umberto Balocco. Squadre dunque pronte, centropista, sarà il Castiglione della Pescaia a battere l'avvio, ma i ultimi secondi, aspetta solo che il portiere Lorenzo Paoli prenda possesso della porta, ecco subito Ivan Comandi che è andato a cercarlo, è davanti alla panchina il portiere, il giovane portiere Viareggino, 22 anni, di Vie, appunto, che dalla prima stagione con la maglia bianco-celeste. Cenno di intesa con il direttore di gara, tutto pronto. E allora si parte con il match dell'ottava giornata del campionato di Serie A2 fra Maremma Promotion Castiglione e Amatori Vercelli. Sono i biancocelesti a impostare la manovra, fidandosi a Borracelli in pista insieme a Franchi, a Vecoli e appunto a Riccardo Salvadori, che riceve adesso la pallina. Ha subito il tiro, la palla intercettata in aria, però riesce a farla sua Tiziano Orzo. Può ripartire allora Federico Buralli, che è il bomber della squadra, anche per lui prima stagione a Vercelli, ha già trovato il gol con continuità Federico Buralli, 13 centri in campionato. Ci raccontava Andrea Ortoni nel prepartita, Andrea Ortoni grande portiere, adesso in qualità di proprio di allenatore, lui è anche il vice allenatore assistente di Massimo Mariotti con la nazionale. C'è appunto delle difficoltà di allestire un gruppo abbastanza compatto, anche perché sono rimasti in pochi giocatori, dunque deve fare di necessità virtù con tanti veterani, soprattutto Amleto Francazio, 45 anni, ma lo stesso Tiziano Orzo, 43, una vita sulle piste di tutta Italia. Riparte allora il Castiglione con Boracelli, Vecoli, recuperato anche Jonathan Vecoli che nello scorso match a Bassano contro il Rolle è stato autore di un ingresso fulminante all'ultimi minuti, è entrato in pista praticamente per pochi secondi, ha segnato il gol della vittoria 4-3 per il Castiglione, poi però è subito uscito per un fastidio alla schiena. Una formazione rimaneggiata, quella della biancoceleste, che ha giocato appunto a Bassano, che però ha trovato la settima vittoria consecutiva e stasera cercherà appunto di allungare questa striscia, mentre il Vercelli fa pericoloso. Può ripartire allora il Maremma Promotion, ma sbaglia l'appoggio Vecoli, sono i gialloverdi a manovrare,
Pallina sprecata, recuperata allora proprio da Vecoli. La fida a Borrascelli. Andiamo a cercare Franchi. Ancora Vecoli. In questa fase non c'è un gran ritmo. Le squadre si stanno un po' studiando. Se ne sono andati 2 minuti e 40 nel corso del primo tempo. Risultato fermo logicamente sullo 0-0. Ora Salvadori per linee centrali. Pensa al tiro, una gran botta, ma lì c'è Simone Motaran, portierone navigato, che lui 32 anni, tanta esperienza a Novara. Trovato casa ora a Vercelli, andato a dare una mano a una formazione comunque storica del nostro campionato. Prova il tiro Orso, la parata di Paoli, una bella conclusione quella di Tiziano Orso in diagonale, ma lì c'era il portiere del Castiglione. Recupera allora Salvadori. Franchi avanza anche lui da destra, chiuso dal suo amico Federico Buraldi. Passaggio verso Vecoli. Vecoli gli ha dato la porta, prova un alzo e schiaccia, poi ancora Franchi, il tiro, la palla larga, due occasioni in pochi secondi. Allora imposta la manovra Francazio, Amleto Francazio, anche lui veteranissimo, 6 gol fino a questo momento in campionato. Vercelli è in quinta posizione, lì a ridosso del quartetto che giocherà la Coppa Italia, ma anche in sostanza in piena zona playoff, perché la prima, ricordo, di questo campionato passa direttamente in Serie A1 dalla seconda alla quinta. La possibilità di giocarsi appunto la post season. Tanto Motaran è andata alla respinta, recupera la pallina Borrascelli. 4 minuti e mezzo nel corso del primo tempo, sempre il risultato comunque fermo sullo 0-0. Prova allora Franchi, una gran botta a lunga distanza, la palla però alta. Possesso che dunque torna al Vercelli. Fa ripartire l'azione proprio Francazio. Sempre in possesso palla, lo scarico a cercare San Pellegrini col numero 8. Aspetta l'arrivo di qualche compagno, ma più lesso di tutti è Vecoli, che va anche al tiro. La respinta di Orso, che poi in qualche modo recupera la pallina. Vercelli già nell'area di rigore del Castiglione, proprio con Francazio, però sbaglia l'appoggio. Recupera allora Salvadori. In questo momento un match equilibrato, Castiglione che tenta di fare la partita soprattutto tirando da lunga distanza, ma nulla da fare. Può ripartire allora Buralli, bloccato da Vecoli, contropiede del Manema Promotion. Franchi al rimorchio, una piroetta, al tiro, la palla larga, recuperata però da Salvadori. Andiamo a cercare Borrascelli, le finte, passaggio ancora per Salvadori, servizio per Vecoli, indietro per Franchi, tenta di dare velocità all'azione. Franchi chiuso, ancora Vecoli per Salvadori, ma la difesa del Vercelli fa buona guardia. Deve ripartire allora dal centropista il Castiglione. Salvadori dietro a cercare Franchi, tenta Franchi di sfondare da destra, chiuso da Francazio, ma lì non si passa. Poi per Salvadori il tiro, la respinta di Orso, probabilmente involontaria con un pattino, ma era lì in piena area, era di spalle. Poi adesso è finita a terra Salvadori, dunque punizione per il Maremma Promotion. Mancano 18 minuti e mezzo alla chiusura del primo tempo, la partita che ancora non è decollata. Vecoli e Franchi a studiare la battuta di questa punizione. Prova Franchi la conclusione, c'è la respinta, può ripartire allora San Pellegrini, chiuso da Franchi, che tenta di far scattare il contropiede Salvadori, il passaggio alla cieca, ma lì c'era Orso, non c'era il compagno, dunque Vercelli che si salva. Riparte allora Francazio, gran tiro,
in piena area, blocca tutta addirittura Franchi. Veicoli, Franchi a spazio, conclusione, si immola Federico Buralli. Ancora Franchi in area, prova un'altra conclusione, sempre Buralli, è andata a dirgli di no. Riparte allora il Vercelli, pensa anche a un tiro ma non fa male a Paoli. Può ripartire il Marima Promotion, Franchi in mezzo al traffico, bloccato San Pellegrini, Orso, gran botta di Tiziano Orso, la palla che schizza alta, supera allora Leonardo San Pellegrini. Ancora Orso, tenta di trovare uno spiraglio, ora Buralli, prova Buralli la conclusione, ma lì c'era Paoli, poi c'è stato un fallo da parte di San Pellegrini, probabilmente un blocco, secondo fallo di squadra, fino a questo momento partita correttissima al Casamora. Tanto Veicoli recupera, mette in mezzo, arriva Borracelli, che parata di Simone Motaran in diagonale, è andato a respingere il portierone vercellese. Davvero ottima l'intuizione di Veicoli per Borracelli, ma Motaran ha fatto davvero buona guardia. Tanta esperienza per il veterano Simone Motaran. Recupera allora Veicoli, Franchi, cercare Salvadori, ancora Veicoli, lo scambio dietro la porta, poi il passaggio in area ma non riesce ad arrivarci, poi il tiro a lunga distanza di Salvadori, sempre Motaran. Castiglione cerca di aumentare i giri del motore, Borracelli in avanti, su da cercare Salvadori, finisce a terra, si lamenta Orso. Ancora Franchi, lo slalom in mezzo a tre, poi viene bloccato, la pallina però è sempre sulle stecche dei giocatori con la casacca biancoceleste. Franchi dietro a cercare Borracelli, ancora Salvadori, mentre Andrea Ortoni, il tecnico dell'Amatore Vercelli, è andato a chiamare un time out, quindi quando si stopperà la partita sarà per un minuto. Eccolo qui, il fallo lo ha commesso Buralli su Salvadori, allora è tempo di un minuto di sospensione. Siamo sempre sullo 0-0, mancano 15 minuti e 42 secondi, questa è la panchina del Vercelli. Fino a questo momento una partita sostanzialmente in equilibrio, qualche occasione forse in più per il Marimma Promotion, con una paratissima sul tiro di Borracelli da parte di Simone Motaran. Questa invece è la panchina del Castiglione con Michele Achilli, che sta cercando di spiegare cosa vuole dalla sua squadra. Mandato in pista anche Michele Nerozzi, insieme al posto di Veicoli. Quindi il primo cambio di questo match, mentre Vercelli invece rimane con i soliti giocatori, infatti ce n'è uno solo in più di movimento, quindi è difficile anche sbagliarsi. La panchina cortissima, quella di Andrea Ortoni. Tra l'altro tra Castiglione e Vercelli non ci sono stati tantissimi scontri negli ultimi anni e tutto sommato i punteggi sono in equilibrio, a parte lo scorso anno con formazione maremmana che strapazzò due volte quella giallo-verde, 11-0 in trasferta e 11-3 proprio qui a Casamora. Adesso invece la partita si fa un pochino più complicata in questo avvio, quasi 10 minuti sul cronometro, sempre fermi sullo 0-0. Borracelli, Franchi tenta di sfondare ma chiude tutto Francazio. Ancora Franchi in aria, scivolato Francazio, allora ci mette una pezza Motaran sulla conclusione di Franchi. Riparte Buralli dalla parte opposta ma lì è chiuso. Allora Franchi per Borracelli, ancora Franchi, Salvadori, lì però si chiude bene la difesa giallo-verde.
Ora Nerozzi, passaggio per Salvadori, Franchi manovra bene la formazione maremmana ma non trova sbocchi. Salvadori per linee centrali, Borracelli, Franchi tenta un servizio in area per lo scatto di Borracelli, chiuso. Allora Francazzi già dalla parte opposta, rimane in possesso di pallina, lo scarico a cercare Buralli, poi ancora Amleto Francazzo, ora Buralli chiuso da Borracelli, tenta anche il tiro Buralli, un bel diagonale però la palla decisamente larga. Può recuperare allora Alessandro Franchi, sono andati quasi 11 minuti, sempre 0-0. Salvadori, Nerozzi, ancora Salvadori, si riparte addirittura dalla lunga distanza, prova Franchi il tiro, la palla deviata, probabilmente è stato il giocatore del Vercelli a colpirla, Amleto Francazzo, c'era nei pressi anche Michele Nerozzi, sta lamentando un po' Francazzo il colpo ricevuto sulla gamba, poi è arrivato un fischio. L'arbitro fa ripartire con il possesso dei Vercelli, allora Buralli, sempre Federico Buralli, dà un po' noia al suo compagno Orso, passaggio nell'angolo a cercare San Pellegrini, 23 anni per il numero 8 del Vercelli, a parte due ventenni gli altri sono appunto giocatori super esperti. Sbaglia l'appoggio, viene agganciato Alessandro Franchi da Federico Buralli e allora si becca un cartellino blu, primo momento del match, 11 minuti e 47 a Buralli, gancio su Franchi, e allora ci sarà l'opportunità della punizione di prima per l'attaccante maremmano. Alessandro Franchi è lui il bomber della squadra con 15 gol, sistemato la pallina dai 7,40 m, adesso andrà a sfidare Simone Motaran. Parte Franco, Franchi, le finte, ancora Franchi, il tiro, para due volte Simone Motaran, si salva il Vercelli, si è disteso sulla sua destra Simone Motaran, ha chiuso la strada ad Alessandro Franchi, si rimane dunque sullo 0-0, ma adesso ci sono due minuti di power play per il Castiglione, si lotta ancora, però arriva un nuovo fallo di San Pellegrini, ha spinto Borracelli, pallina per Salvadori, adesso il Castiglione può attaccare con un uomo di movimento in più, Salvadori, Borracelli, siamo lontani dalla porta di Motaran, Nerozzi, ancora Salvadori per linee centrali, prova il tiro, gran botta larga, recupera subito la pallina però il Castiglione, ci riprova Borracelli, cercare Salvadori, Nerozzi, Franchi, Vercelli lì fermo, tra l'altro anche lontano dall'area di rigore, ora Borracelli prova in diagonale ma lì c'è Motaran anche sulla respinta corta, può ripartire allora Francazzo, le urla di Ortogni dalla panchina mi chiede di tenere un po' il possesso palla, in difesa però Franchi va al recupero, Salvadori contropiede, mare in mano, Salvadori al tiro, gran botta ma centrale, adesso Borracelli prova a cannoneggiare il Castiglione ma non trova la via della rete, si salva a più riprese la formazione piemontese, ancora Salvadori mette in mezzo, la palla deviata, poi schizza lontano dalla gabbia di Motaran, poi sbaglia però l'appoggio Francazzo, Nerozzi in area, rimorchio, Franchi, tiro due volte, la palla fuori, sempre Motaran fino a questo momento monumentale Simone Motaran,
C'è da battere però la punizione. La pallina poi era schizzata alta sulla recinzione. Può ripartire il Vercelli. Lo scatto a cercare Orso. Se ne va a destra. Mette in mezzo per San Pellegrini. La recupera subito Borracelli. Altra opportunità per il Castiglione. Nerozzi, Nerozzi in mezzo per Salvadori. Due volte. Sempre Motaran. Bravissimo Simone Motaran. Allora è rientrata la parità numerica con Buralli. Nuovamente in pista. Nulla da fare per il Maremma Promotion. Intanto Paoli si vede arrivare un tiro improvviso da Francazio. Riparte allora il Castiglione. Salvadori, Borracelli, Franchi. Franchi tenta di saltare un po' gli avversari. 10 minuti e 40 alla chiusura del primo tempo. Non si sblocca il match. Ancora Franchi. Cercare Borracelli. Borracelli da lunga distanza. C'è la deviazione, la palla si impenna. La recupera però Orso. Va in pressione Nerozzi, poi lo scatto di Francazio. Chiuso. Rimane possesso palla. Cercare ancora San Pellegrini. Buralli. Buralli, le finte, a spazio, il tiro due volte. Poi alla fine la palla nell'angolo. Franchi può recuperarla con tutta tranquillità, spedirla in avanti a cercare Salvadori. Nerozzi. Nerozzi in mezzo al traffico, lotta ancora Michele Nerozzi, tenta qualche finta, chiuso. Sempre però un possesso palla il capitano del Castiglione. Indietro a cercare ancora Franchi. Salvadori. Anche Salvadori non riesce a saltare netto l'avversario. Mette un assist in area, ma la recupera il Vercelli. San Pellegrini prova il tiro, lì c'è Paoli. Fino a questo momento le conclusioni non fanno troppo male a portieri. Con Motaran comunque bravissimo anche sulla punizione di prima, fallita da Alessandro Franchi. Tanto Orso. Buralli. Una gran frenata, pensa anche al tiro, un bel diagonale leggermente largo. 9 minuti scarsi alla chiusura del primo tempo. Pallina per Orso che tenta di saltare Franchi, ci riesce. Franchi poi va in seconda battuta, ma sempre Tiziano Orso in possesso palla. Passaggio in avanti per San Pellegrini, che lotta con Borracelli. Deve arrivare al tiro il Vercelli. Sono trascorsi 45 secondi. Possesso dunque che torna al Castiglione. La regola molto chiara. Arriva anche un time out. Entro 45 secondi bisogna arrivare al tiro. Ci deve essere in sostanza una parata del portiere per permettere alla squadra in attacco di recuperare la pallina, cosa che non è successa. E dunque il Castiglione avrà il possesso. Questa inquadrata la panchina proprio maremmana con Achilli, che spedisce in pista anche Goti. Un po' di riposo per Salvadori, sta cercando insomma di dare spazio un po' a tutti. Michele Achilli privo, ricordo, di Gigi Brunelli, sempre infortunato. Anche Achilli problema alla schiena, quindi a mezzo servizio. Dalla parte opposta, come detto, il Vercelli di Andrea Ortogni. I giocatori sostanzialmente contati, solo 5 quelli di movimento. Dunque poca scelta per il tecnico piemontese. Può riprendere dunque il match. Mancano 8 minuti e 19 secondi alla chiusura del primo tempo. Il primo tempo che sta andando via velocissimo, ma qualche bella occasione per la formazione maremmana in più del Vercelli, ma risultato che non si sblocca. Goti fa ripartire l'azione per Franchi. Borracelli. Ancora Goti. Franchi. Fanno girare velocemente la pallina
giocatori mare in mani, ma siamo sulla linea mediana del campo. Ancora Franchi, Boracelli, Goti ha un po' di spazio, tenta di buttarsi in avanti, non riesce a servire Franchi, allora va a commettere fallo. Secondo fallo di squadra commesso dal Castiglione, 5 quelli per i Vercelli. Fa ripartire l'azione con Orso, cercare Buralli. Buralli pensa anche al tiro, una gran botta, un bel tiro quello di Federico Buralli, leggermente largo ma ha trovato un bello spazio, non ci ha pensato su. Franchi, Borracelli, chiuso, allora andato per Goti. Franchi, in area è rimasto Nerozzi, ma troppe stecche da superare, allora si riparte da Borracelli. Avanza San Pellegrini sulle sue tracce. Boracelli indietro per Goti. Goti pensa al tiro da lunga distanza, la palla larga. Si impegna però Nerozzi a recupero. Ancora Goti. Goti per Franchi, salta netto Buralli, ma poi lontano dalla porta. Ancora Franchi, il tiro, la palla deviata. Buralli va al recupero, bloccato per un attimo. Sempre Buralli, riesce a servire Francazio. Francazio al tiro, ma lì Goti fa buona guardia. Allora contropiede, avanza Franchi in diagonale, il tiro, gol! Il vantaggio del Maremma Promotion. 18 minuti e 42 secondi. Franchi riesce finalmente a bucare sul primo palo Simone Mutaran, e dunque 1-0. Un tiro raso terra, nulla da fare per Mutaran, è rimasto forse leggermente sorpreso, ma l'azione in contropiede velocissima di Alessandro Franchi, che ha trovato il suo 16° gol stagionale, davvero bomber sempre più del Maremma Promotion. Si sblocca dunque la partita, può ripartire adesso il Vercelli, vediamo la reazione della formazione giallo-verde. Intanto San Pellegrini bloccato, c'è stato però il fallo, fischiato ai danni del giocatore maremmano, dunque sarà punizione, un passo dall'area di rigore. Stanno concertando la battuta gli uomini di Andrea Ortogni. Buralli sarà probabilmente quello che dovrà tirare, anzi no, lo scarico per Francazio, poi ancora Orso, anzi ora Amleto Francazio, tenta di mettere in mezzo e c'è il pareggio di San Pellegrini. Ha trovato la deviazione volante sull'allungo del compagno, quindi 19 minuti e 0-3, durato pochissimo il vantaggio maremmano. San Pellegrini autore di un bel gol, la deviazione volante. E dunque ristabilita la parità, Castiglione ha sofferto tantissimo per portarsi in vantaggio, il Vercelli praticamente alla prima azione di contrattacco ha trovato la rete del pari con San Pellegrini, 23 anni, 9° gol in stagione, formazione che non molla mai. Intanto Goti il tiro, la palla deviata, poi in area finisce giù Vecoli. Sono un po' le lamentele di giocatori maremmani, ma Vercelli può ripartire. Orso, San Pellegrini, Francazio, sempre Vercelli a manovrare, adesso Buralli. Orso la butta nell'angolo, però più svelto di tutti è Goti, che è andato a recupero. Adesso Franchi, andiamo a cercare ancora Luca Goti. Franchi, Vecoli, siamo però lontani dalla porta di Mutaran. Vecoli pensa al tiro, la palla è un bel fendente ma decisamente largo. Allora San Pellegrini ci prova, bloccato da Vecoli che riparte in contropiede, ma lì troppi difensori giallo-verdi.
Si riparte a centropista con Goti. Borrascelli mette in mezzo, ma lì Motanan, poi Vecoli, lotta, c'è una spinta, alla fine il fallo l'ha commesso Jonathan Vecoli che si lamenta. Si può ripartire con Francazzo, il capitano. San Pellegrini, Francazzo. Le linee centrali, pensa anche al tiro. Mano aperta va la respinta Paoli. Sulla conclusione della lunga distanza, Goti in posta. Cercare Franchi. Partita più complicata del previsto, ma ancora lunghissima per il Castiglione. Vecoli, indietro riesce a trovare Borrascelli. Mette in mezzo, non c'è deviazione, poi San Pellegrini al recupero. Bloccato da Vecoli che gli strappa la pallina. Tenta dalla parte opposta il tiro, ma Motaran piazzatissimo sul primo palo. Si riparte allora con San Pellegrini, conclusione, la palla deviata. Vince Orso, ma c'è anche Franchi che in qualche modo la fa sua. Tenta di scattare Alessandro Franchi, viene abbattuto da Orso. L'arbitro è proprio lì, tira fuori nuovamente il cartellino blu e dunque 21 minuti e 45 secondi, blu a Orso, fallo su Franchi. E allora su punizione di prima entra Michele Achilli per la battuta. Arbitro Marco Giombetti, discusso un po' anche con Amleto Francazio, poi alla fine. Tutto ricomposto, allora Achilli va a sfidare Motaran. Parte Achilli, tiro, la parata di Motaran, la pallina finisce sulla copertura. Ancora un'ottima parata da parte di Motaran, fallisce il tiro anche Michele Achilli. Provato a scagliare un gran missile, ma Motaran l'ha fatta sua. Intanto l'arbitro Giombetti ha fischiato un fallo, ancora Francazio. Intanto ancora discussioni in pista, nuovamente un cartellino blu, ma adesso troppe chiacchiere, blu anche per Francazio. 21 e 51 in 6 secondi, due cartellini blu, questo per proteste. Adesso 4 contro 2, attacco mare in mano. Franchi, Borrascelli, Franchi, Goti, Franchi, Borrascelli, Goti, scusate, Franchi, tiro alto, la pallina però ha sfiorato la testa di Jonathan Vecoli. Speriamo non c'è nulla di grave, ma è rimasto a terra il giocatore, mano in mano, entrano anche sanitari. La botta di Franchi. Vecoli sembra una situazione veramente particolare, è rimasto giù, non c'è più mosso, ma insomma si sta tenendo la testa. Chiedono subito il ghiaccio i compagni di squadra, gli avversari. Sul tiro di Franchi la pallina è andata a incocciare la testa di Jonathan Vecoli, che è crollato praticamente a terra. Si sta comunque muovendo il veterano del Castiglione, 39 anni, ma tanta voglia di scendere sempre in pista. Ancora altro ghiaccio per Jonathan Vecoli, vogliamo vedere rialzare però al più presto. Forse però c'è anche un piccolo taglio. L'attaccante del Castiglione. Probabilmente ha sfiorato l'orecchio di Vecoli e quindi
potrebbe aver procurato questo piccolo taglio. Sono tutti lì i sanitari, c'è anche Franchi e Borracelli. Praticamente è un time out in pista, ma Jonathan Veicoli è rimasto giù. La situazione non sembra estremamente preoccupante, ma speriamo di rivedere subito alzarsi il numero 7 del Castiglione. Finalmente Veicoli si rialza, costretto a uscire, ma fatto cenno di intesa che è tutto ok. Probabilmente un pochino stordito, ma sta uscendo con le proprie gambe. Questa è la notizia più importante. Devo uscire dalla pista anche perché con il minuto di sospensione in sostanza... Scusate, con l'ingresso dei sanitari e il minuto di sospensione, quando ci non sono sanitari in pista, il giocatore soccorso deve praticamente uscire dal campo, ma lo vediamo vicino alla nostra postazione pattinare. Chiaro che ha subito un colpo dalla pallina vulcanizzata. Che non fa certo bene, ma insomma può riprendere il match. Ricordo che il Vercelli sta giocando con solo due uomini di movimento, due espulsioni con il cartellino blu. Può ripartire allora il Maremma Promotion. Franchi mette per Nerozzi, palo, poi Achilli, ancora la parata di Motaran. Castiglione sta sprecando, poi il fallo di Nerozzi su Buralli. Vercelli sta resistendo, due uomini contro quattro. Punteggio è fermo sempre sull'1-1. Ancora alcuni minuti di inferiorità, ma parte Achilli, in area c'è Nerozzi, gol! Non poteva esimersi Michele Nerozzi dal segnare. E dunque 22 minuti e 43 secondi, Nerozzi che aveva centrato il palo poco fa mette dentro il 2-1, mentre entra in pista con il numero 7 Giuseppe Tarzi a 18 anni, anche perché dopo un gol della squadra che attacca, chi ha subito l'espulsione temporanea può rimandare in pista un giocatore in movimento, ovviamente non quelli espulsi che ancora devono scontare il power point, il power play. Tanto Borracelli, Achilli pensa al tiro, gran botta, para tutto Motaran, prova anche il tiro il Vercelli, la palla nell'angolo, rimane Tarzi a manovrare, indietro per Buralli, adesso 3 contro 4 giocatori piemontesi. Stanno tentando di tenere la pallina, alla fine Franchi la recupera, va a cercare Borracelli, lo scatto, Borracelli per Achilli, gol! A porta praticamente vuota, Michele Achilli mette dentro il 3-1, 23 e 34, anche Achilli, assist di Borracelli, ma in power play. Sempre con un uomo in più il Castiglione, anche perché purtroppo la panchina del Vercelli non ha uomini da mandare in pista e dunque, anche se potrebbe farlo, in questo momento non ne ha a disposizione. Devono sempre scontare dei minuti di sospensione i giocatori di seconda sospensione. Intanto Orso adesso può rientrare, scaduta anche la sospensione di Francazzo, ma in tutto questo frangente il Vercelli ha subito due gol. Avanza Borracelli, gran tiro, ma lì c'è Motaran. La recupera Buralli, si lancia in attacco Federico Buralli, va al recupero Alessandro Franchi. Castiglione dunque ha sfruttato la superiorità numerica. Adesso stiamo entrando nell'ultimo minuto di primo tempo con Borracelli che manovra,
vuole far trascorrere però un po' di secondi Nerozzi, Achilli sbaglia l'appoggio, la recupera Buralli, va Federico Buralli al gran tiro, la palla larga di un soffio, la recupera San Pellegrini, inseguito da Achilli, San Pellegrini però lo supera, entra in area, finisce giù, non c'è fallo, non c'è fischio, si arrabbia però la panchina del Vercelli. Franchi adesso in area, Franchi il tiro, gol! Il gran gol di Alessandro Franchi praticamente al 25esimo, 24 e 59 sul cronometro. Franchi mette dentro la sua doppietta. Mentre l'arbitro Giombetti va a discutere con Ortogni, ma 4-1 Maremma promosso proprio sulla sirena, mancano 87 centesimi. In due minuti Castiglione ha messo dentro tre gol. Adesso finisce dunque il primo tempo tra qualche protesta e qualche reclamo, ma si va a riposo con la formazione maremmana avanti per 4-1. Primo tempo che aveva detto poco, praticamente fino al 20esimo, un botta e risposta tra Franchi e San Pellegrini. Poi nel finale di frazione il Vercelli perdeva un po' la testa con due cartellini blu nel giro di pochi secondi, e quindi arrivavano i gol di Nerozzi, Achilli e del Franchi e di Alessandro Franchi proprio sul finale di sirena. Con questo è tutto, a risentirci per la ripresa. Squadre di nuovo in pista al Casamora per l'inizio della ripresa, una ripresa che ha dato veramente fuoco alle polveri nel finale, scusate, un primo tempo ha dato fuoco alle polveri proprio nel finale di frazione, quindi staremo a vedere quello che succederà nella ripresa. Tanto manovra il Vercelli che subito si fa pericoloso in avanti con Orso, pallina che finisce nell'angolo ma la recupera giocatore giallo-verde. Primo tempo dunque, come detto, con il Castiglione che ha approfittato delle incertezze del Vercelli nel finale primo tempo, soprattutto quando la squadra di Ortogni è rimasta con solo due giocatori di movimento. Sono arrivati i gol che stanno facendo la differenza. Adesso a parità numerica staremo a vedere se l'Amatori riuscirà cambiare ritmo. Intanto avanza Salvadori, Franchi, autore di una doppietta fino a questo momento, Borracelli, ancora Salvadori, è andato il primo minuto di questa ripresa, sempre 4-1 il punteggio in favore della squadra maremmana. Intanto Borracelli in possesso palla, inseguito da Buralli, Franchi che ha segnato così con il suo secondo gol, il 17esimo centro stagionale. Ancora Salvadori, Franchi, deve arrivare al tiro, il Castiglione lo fa in questo momento, ha la pallina decisamente alta, va a recupero Francazio e Orso, uno due veterani di Ortogni a manovrare, davanti a cercare San Pellegrini, ancora Francazio inseguito da Salvadori, gli fa strada Orso ma va in possesso palla Francazio, ora Buralli, Buralli le finte su Borracelli, pensa anche al tiro, la palla alta, gioco facile per Alessandro Franchi che è andato a recupero, in avanti a cercare Salvadori, sono le due che manovrano, ora Borracelli, ancora Michele Nerozzi, scusate, il capitano, Salvadori, Franchi, Borracelli, Castiglione con questo punteggio rimarrebbe lassù al comando della classifica, una classifica però abbastanza corta perché il Correggio, la prima seguitrice, è solo lì a due punti, solo un pareggio per la formazione milana, poi anche in questo caso tutte vittorie. Terza piazza scelta Sandrigo, tanto Paoli va la parata su Orso, in diagonale c'è arrivato Lorenzo Paoli, anche il Sandrigo è lì,
solo 3 punti di distacco, quindi insomma davvero un campionato di Serie A2 equilibratissimo, anche di alto livello. Leggermente più indietro lo Scandiano a quota 15, poi come detto in questo momento il Vercelli a quota 10, sarebbe in chiara zona playoff. Intanto il tiro di Salvatore deviato, va a recupero Borracelli. Ora Francesco Borracelli per Franchi. Le finte di Franchi, rimane in possesso palla. Sulla diagonale per Nerozzi, tenta di entrare in area Michele Nerozzi, non ci riesce. Indietro per Borracelli. Borracelli tenta di saltare Buralli, pensa anche al tiro, ma lì c'è Simone Motarani e va la respinta. Subito la parte opposta per Francazio. Orso blocca tutto però Salvadori. Franchi adesso contropiede per il Maremma Promotion. Franchi limite dell'area, il tiro, la palla alta. C'era opportunità appunto di contropiede, non c'è riuscito il Castiglione a sfruttarlo. Poi Buralli, la palla gli esce larga di un soffio. Subito Castiglione che manovra dalla parte opposta con Franchi. Franchi le finte, chiuso. Sempre però in possesso palla il bomber del Maremma Promotion. Arriva Salvadori, il tiro, lì la respinta di Motaran, va a recupero Nerozzi. Ancora Franchi, si chiude però il Vercelli, poi Franchi tenta un tiro assist ma non c'era nessuno. Poi alla fine lotta in difesa, recupera ancora la pallina Franchi e poi Salvadori. Quasi 5 minuti dall'inizio di questa ripresa, ritmo decisamente calato. Castiglione tenta di controllare precisamente il match. Ora Franchi, Borracelli, Salvadori. Achilli sta richiamando i propri giocatori a dare più continuità alle azioni. Intanto Borracelli recupera, indietro per Salvadori. La finta, Salvatore il tiro, Motaran ancora bravissimo, va alla parata. Davvero un'ottima serata Simone Motaran, ha respinto come ha potuto quasi tutte le occasioni create dal Castiglione, e sono state tantissime. Tanto Buralli, gran botta, c'è la potenza ma leggermente largo, recupera Francazio. Rimane in possesso palla, poi mette in mezzo, ma lì Borracelli fa buona guardia. Subito per Franchi, in avanti a cercare Salvadori, in area Salvadori. Lo ha fatto strada Nerozzi, ma non ha potuto servirlo. E allora riparte il Castiglione che ha mandato in pista anche Goti. Al posto di Borracelli, Luca Goti, altro veterano che non ha mai abbandonato la squadra maremmana, lui castiglionese d'occhio. Alla fine sui richiami insistiti del presidente Marcello Pericoli ha dovuto dire sì, e adesso è diventata nuovamente un'altra colonna del Castiglione. Intanto si lotta, recupera la palla Franchi, mette in mezzo Salvadori, ci arriva in qualche modo, chiuso però da Orso. Salvadori rimane in possesso, riesce a servire indietro Franchi. 18 minuti e mezzo alla fine della partita, il tiro da lunga distanza di Franchi, la respinta corta di Motaran, parte però il Vercelli, pallina nell'angolo, Franchi è il più lesto di tutti, con tutta calma la riportano avanti. Franchi, pallina per Salvadori. Salvadori pensa anche al tiro, gran botta, la palla però termina fuori. Può ripartire allora Orso, pensa al tiro Orso, gran botta, la parata di Paoli sul primo palo,
ottima opportunità per il Vercelli, ma Paoli piazzatissimo è andato a dire di no. Intanto Goti chiuso, recupera però Salvadori, ancora Salvadori, Franchi, sempre lo scambio a centropista, sempre Franchi chiuso da Francazio. Allora si riparte da Goti, già 7 minuti alla fine sul cronometro. Goti per Salvadori, Castiglioni manovra, ancora Franchi, andate a cercare Goti. Goti viene affrontato e finisce giù sul tocco di Orso. C'è la punizione, settimo fallo di squadra del Vercelli, mentre Achilli decide di un altro cambio, fuori Nerozzi, vediamo chi ha il suo posto, anzi no, Nerozzi rientra in pista, solo forse un problema tecnico. Goti pensa subito al tiro, la palla in area, non ci arriva Nerozzi per un soffio, allora San Pellegrini porta avanti la sfera per il Vercelli, deve cercare Francazio, va in possesso palla, inseguito però da Salvadori, indietro per Orso, Orso chiuso per un attimo da Nerozzi, costretto a rilanciare in avanti e trova Francazio, poi Buralli in area, Buralli chiuso da Salvadori, sempre però un possesso palla, formazione di Ortoni, ora Francazio, San Pellegrini pensa al tiro, la respinta di Franchi che si è parato alla conclusione, poi va anche il recupero Alessandro Franchi che oltre a segnare gol si sta dando da fare tantissimo anche in difesa. Sfera per Goti, davanti a cercare Salvadori, ancora Franchi, Goti, Salvadori, Franchi, Castiglione però che rimane lontano dalla porta di Motaran, anche se tenta di dare velocità alla propria azione. Alla fine il fallo di Salvadori, è andato a commettere un blocco in sostanza. Recupera allora Buralli, va per linee centrali, chiuso San Pellegrini, ma lì c'è Goti, anche di mestiere, va a recupero, riparte di gran carriera Luca Goti, serve Salvadori dalla parte opposta, linee centrali, adesso Franchi, ancora Goti, sempre Franchi, mentre esce questa volta Michele Nerozzi, entra in pista un altro veterano, Marco Tisato. Franchi perde il possesso, scatta allora Buralli, Buralli va al tiro, ma lì c'è Goti nell'angolo, e poi va anche al recupero, spinge adesso il contropiede il Castiglione, Goti a destra, chiuso però da Orso, deve appoggiarsi su Franchi, andiamo a cercare Salvadori, la prima promotion che in questa ripresa sta cercando appunto di controllare il match. Salvadori, Franchi vuole scoprirsi certo al contropiede giallo-verde, manovrando con continuità, intanto Salvadori per linee centrali, Salvadori in area, mette in mezzo il tiro, la parata di Motaran. Poi in difesa recupera Tisato, andiamo a cercare ancora Franchi, 13 minuti e 40 alla sirena, sempre 4-1 il vantaggio Maremmano, maturato come detto tutto nel finale del primo tempo, questa ripresa poche le opportunità a dire la verità. Intanto ci prova, gran tiro di Buralli, la parata di Paoli, potente di scattare Franchi, chiuso da Francazio, ora Franchi sempre in possesso palla,
Andate a cercare Salvadori, Achilli, scusate, Goti, Franchi, lotta, butta la pallina in avanti, ma lì andato al recupero San Pellegrini. Quindi Buralli, gran conclusione, la palla deviata. Ci stiamo avvicinando alla metà del secondo tempo, ancora Buralli, ma lì c'è sempre Paoli che va alla respinta con sicurezza, sbaglia però l'appoggio Goti, la recupera Franchi, allora contropiede, Franchi mette per Tisato che non ci arriva, recupera allora il Vercelli ma sbaglia l'appoggio. In qualche modo San Pellegrini, ancora nuovamente gran tiro e paratissima di Paoli. Sono un po' allungate le squadre, Vercelli ne sta approfittando. Buralli, poi il tiro di Francazzo, ma lì Paoli fa buona guardia. Può ripartire allora il Castiglione, Franchi per Salvadori che salta netto orso, ma la pista è finita. Bisogna ripartire allora la linea mediana, Franchi se ne va su Buralli, Franchi poi perde però la maniglia, ma gli dà una mano Salvadori. Salvadori in area, lancia e schiaccia, pensa anche al tiro, Buralli lo chiude. Probabilmente l'intervento era sulla stecca, non sulla pallina. L'arbitro fa proseguire. Poi in area, la conclusione di San Pellegrini, questa volta alta. Era andata la deviazione volante proprio davanti a Paoli. La sfera è finita di un soffio sopra la traversa. Franchi chiuso da Buralli che è andato a commettere fallo. Un po' di riposo per Alessandro Franchi, entra in pista Boracelli, ma c'è un minuto di sospensione, dunque time out chiamato dal Vercelli. Achilli vuole ragionarci su, lo fa anche Andrea Ortogni. Questa invece è la panchina maremmana, con Achilli che sta richiamando a gran voce i propri giocatori. L'aveva detto a inizio match di non stare benissimo e se poteva Michele Achilli rimaneva fuori da questa partita. Ha giocato qualche minuto, ha trovato anche un gol sull'assist di Borracelli, la rete del 3-1 in superiorità numerica. Adesso in questa ripresa la formazione biancoceleste sta controllando in sostanza la partita, sono trascorsi 12 minuti abbondanti senza che le due squadre abbiano trovato altri gol. Un risultato che va benissimo al Castiglione, in attesa anche di quello che succederà sulle altre piste, ma insomma Castiglione fino a questo momento a punteggio pieno. Ottava giornata, ricordo, del campionato di Serie A2. Campionato davvero avvincente, dove ci sono almeno 4 squadre che si stanno lottando questo titolo. Tanto Salvadori, andato a cercare Borracelli, ora Salvadori, attacco a cercare Borracelli, lo scambio fra i due, indietro per Goti, Goti Tisato, chiuso nell'angolo ma in qualche modo recupera la pallina, poi la riperde di nuovo, può ripartire da San Pellegrini, Francazio. Tenta di mettere in mezzo, forse ci scappava addirittura un autogol perché il tocco di Salvadori poteva mettere nei guai Paoli, poi lanciano avanti, più lesto di tutti è San Pellegrini che va a recupero. Francazio, limite dell'area, pensa anche al tiro, ma lì c'è Tisato che è andato a respingere, quindi recupera poi Salvadori, Borracelli. 10 minuti esatti alla chiusura del match. Goti passa indietro da Salvadori, la deve ricacciare in avanti, in qualche modo trova Tisato. Salvadori, ancora Goti, ancora Riccardo Salvadori. Vercelli tenta di dare più pressione alla propria difesa. Tisato pensa anche al tiro, la palla deviata, tenta di recuperarla Borracelli, ci riesce,
quindi può gestire nuovamente la pallina formazione biancoceleste. Goti dietro per Salvadori, ancora Tisato. Tisato tenta di saltare Buralli, non ci riesce, scatta il fullone Chiesa, gol! Che botta di Federico Buralli, accorcia le distanze il Vercelli, 4-2. Quando mancano 9 minuti e 18 secondi alla fine. Dunque Buralli mette dentro il 4-2 da fuori, gran botta che ha sorpreso nettamente Lorenzo Paolo. Dunque non è finita assolutamente questa partita. Ancora Francazio in avanti a cercare San Pellegrini. Orso. Ancora Francazio, Orso. Servizio ancora per San Pellegrini, arriva però Francazio, mette in mezzo la parata di Paoli con la pallina che finisce sulla stecca di San Pellegrini. Sempre Vercelli in attacco, chiude tutto però Borrascelli che tenta di scattare. Francazio l'allontana però dalla porta, si deve ripartire allora con l'azione manovrata, indietro per Tisato. Tisato porta un po' a spasso la sfera, chiuso da due avversari, mette in mezzo ma non c'è nessuno. Allora Buralli, Francazio, Buralli in area, chiuso però con la pallina che finisce in fondo alla pista. Poi allora San Pellegrini, c'è Salvadori. Vercelli però che sembra convinto di riaprire definitivamente il match. Andate a cercare Buralli, Buralli nuovamente al tiro, gran botta, la palla leggermente larga, ha fatto paura comunque a Paoli. Salvadori recupera, in avanti a cercare Borrascelli, riesce a servire Salvadori in linee centrali, ma lì c'era Francazio che è andato a chiudere tutto. Allora Borrascelli, Goti, ancora Salvadori, Borrascelli indietro per Goti. Goti chiuso per un attimo ma rimane in possesso palla, riesce a servire Borrascelli in area, anche Borrascelli però è costretto a tornare sui suoi passi. Salvadori, Goti mette in mezzo la pallina, Goti per Tisato un po' lunga. La parte opposta c'è Borrascelli, deve arrivare al tiro la formazione maremmana, lo fa Tisato ma lì Motaran ha chiuso tutto sul primo palo. E allora San Pellegrini manovra il Vercelli, cercare Francazio, Francazio per Buralli, bisogna stare attenti perché tira dalla lunga distanza molto forte Federico Buralli. Con questo gol è salita a quota 14 nella classifica marcatori. Tanto Goti la butta in avanti, sbaglia l'appoggio, la recupera allora Francazio, gran tiro però a largo. Castiglione in affanno, San Pellegrini chiuso però da Salvadori, manovra Riccardo Salvadori, decide però di rimanere in possesso palla. 6 minuti esatti alla chiusura del match, vantaggio 4-2 Maremmano, ma insomma c'è ancora tanto da giocare. Alla fine il fallo l'ha commesso il castiglionese, sesto fallo di squadra, è arrivato però il time out, dunque un minuto di sospensione chiamato da Chilli, che rimanda in pista Becoli e Franchi per questo finale di partita. Ma insomma la rete di Buralli quasi al quindicesimo, un tiro da sinistra che ha bucato Lorenzo Paoli, sta rianimando decisamente il Vercelli. Manca ancora tantissimo, perché 5 minuti e 53 sul cronometro. Nell'occhi su pista è una vita, questa invece la questa invece la panchina giallo-verde. Come dicevamo il Vercelli è con la squadra decisamente ridotta al lumicino, solo 5 uomini di movimento, quindi anche per Ortoni è difficile cambiare qualcosa.
costretto a far giocare appunto i soliti giocatori. Tanto è finito il minuto di sospensione. Pallina per il Vercelli in questo finale di partita. Francazio e Buralli a concertare la battuta della punizione. Può ripartire allora Federico Buralli per linee centrali. Scarico su San Pellegrini, chiuso da Becoli che recupera la pallina, ma è però in possesso palla Becoli. Salvadori, Franchi, ancora Becoli. Castiglione non vuole affondare, soprattutto non vuole scoprirsi al contropiede. Dialogano Salvadori e Becoli, poi il tiro di Salvadori, la parata di Motaran. Salvadori va al recupero. Franchi, Becoli, Borrascelli, ancora Salvadori, cercare Becoli, Franchi mette in mezzo ma arriva prima di tutti Buralli, poi San Pellegrini, pensa anche al tiro, la deviazione in area, allontana la pallina dalla porta. Allora Borrascelli tenta di scattare sulla destra, mette in mezzo, tenta la deviazione al volo, Becoli arriva con un pizzico di ritardo, sempre però Marima Promotion. Franchi, possesso palla, cercare cercare Salvadori, ancora Franchi. Franchi inseguito, poi si affida indietro a Borrascelli. Borrascelli da destra, lascia lì per Becoli, indietro per Franchi, la palla però schizza via. Allora cambierà possesso la sfera perché sono trascorsi 5 secondi, pallina per il Vercelli da sistemare dal vertice dell'area di rigore. San Pellegrini manovra, tenta un tiro deviato, poi Francazio, ancora San Pellegrini, ancora Francazio. Ottimo comunque il Vercelli che non ha mollato di un centimetro anche quando si è complicato un po' la vita da solo. Tanto Borrascelli recupera Salvadori, ma sono rientrati tutti e quattro i giocatori giallo-verdi, quindi Castiglione che dovrà rimanere in possesso palla. Franchi, Franchi, limite dell'area, poi si riparte da Borrascelli. Borrascelli, Salvadori, indietro per Franchi, chiuso per un attimo ma Franchi si libera degli avversari, poi offre a Becoli, Becoli in area, prova il tiro, Becoli il tiro, la credo il palo di Jonathan Becoli a Simone Motaran battuto. Non mancano 3 minuti, poco più. Recupera allora Franchi, Castiglione che imposta ancora nuovamente. Franchi si porta dietro Buralli, poi offre a Salvadori, si riparte a centropista, Borrascelli, Becoli, Salvadori pensa anche al tiro, la palla intercettata da San Pellegrini. Nuovo attacco dunque del Vercelli quando mancano 2 minuti e mezzo alla fine del match. La parte opposta per Francazio, il capitano. Ora Buralli, Buralli pensa al tiro, gol! La bomba di Buralli, si riapre tutto! 22-40 Buralli, gran tiro! E dunque 4-3, trema adesso il Marema Promotion perché c'è ancora una vita da giocare e il Vercelli è lì a un solo gol di differenza. Borrascelli, Franchi, ha centrato nuovamente l'angolino Federico Buralli che sta davvero giocando una gran partita qui al Casamora, senza area di casa, ma qui la verità è tutta la stagione dall'inizio del campionato che Buralli si sta mettendo in luce.
Salvadori rimane in possesso palla, Vecoli, 100 secondi alla fine della partita, Vecoli in area, Vercelli si salva, anzi riparte ancora in contropiede, Orso, Francazio, per Buralli, pericolo pubblico numero 1, Buralli limite dell'area, il tiro, la parata di Paoli, salva tutto Lorenzo Paoli. Sarà dunque un ingaggio, lotta Borracelli, ha toccato però con un braccio San Pellegrini, l'arbitro Giombetti era lì, ha visto. Franchi deve soffrire il Castiglione in questi ultimi 80 secondi di partita. Sembrava averla chiusa sul 4-1, poi però il Vercelli in questa ripresa ha fatto decisamente meglio. Intanto Buralli va a stendere Francesco Borracelli, rimasto giù numero 5 del Maremma Promotion, alla balaustra. Buralli è entrato decisamente convinto. Se ne è alzato comunque Francesco Borracelli. Castiglione che potrà impostare una nuova azione. Borracelli per Franchi, ma stiamo per entrare nell'ultimo minuto. A cercare Vecoli, la palla un po' lunga, la recupera Buralli, lotta Vecoli che va a commettere però fallo. Bisogna ripetere però una rimessa in gioco con la punizione. Lì Orso e Buralli. In avanti a cercare ancora Francazio. Ancora Buralli. Chiuso da Vecoli. Buralli nuovamente al tiro, la palla deviata. Ancora Francazio. Francazio, la conclusione, para tutto Paoli. 30 secondi. Riesce a servire dalla parte opposta Vecoli. Ora Borracelli. Castiglione deve manovrare. Franchi in avanti, sbaglia però l'appoggio. Recupera allora Francazio. Buralli. Buralli chiuso da Franchi. Ma sempre Buralli. Prova il tiro, la parata di Paoli. Adesso è veramente finita. Il Maremma Promotion c'entra all'ottava vittoria di fila. Deve soffrire però per battere l'Amatori Vercelli. 4-3. Davvero un secondo tempo sottotono della formazione biancoceleste, ma porta a casa nuovamente altri 3 punti la squadra di Michele Achilli, che rimane lassù in vetta al comando della classifica. 8 vittorie su 8 partite, quota 24 punti. Ma onore comunque al Vercelli, che ha disputato un gran secondo tempo, soprattutto a Federico Buralli, ex Follonica, da quest'anno si è trasferito in Piemonte, che con la sua doppietta nella ripresa ha dato davvero verve al finale di partita. Ma comunque il Maremma Promotion, come detto, batte 4-3 l'Amatori Vercelli, rimane in testa alla classifica e fra 7 giorni altro match delicatissimo, sempre qui a Casamora, contro il Sandrigo per la chiusura del 2015. Con questo dunque è davvero tutto. Io ringrazio Ivan Comandi per le riprese, da Enrico Giovannelli un saluto e ringraziamento, ai prossimi incontri con l'Hockey su Pista.